Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova edizione del telegiornale. Intanto ci scusiamo per questo piccolo contrattempo, ci ha fatto perdere, fra virgolette, qualche minuto per un problema tecnico. Speriamo che tutto vada bene da qui in avanti. Sicuramente andrà bene per chi come me in questo momento torna indietro di qualche anno, perché siamo a 50 anni dalla messa in onda sulla Rai delle avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. Questa data, questa ricorrenza, sarà celebrata dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi nella giornata del 6 luglio, quindi fra due giorni, giornata che inizierà con un convegno e terminerà con la consegna del premio Lions Pinocchio di Collodi, quest'anno giunge alla 20ª edizione, da parte dei Lions di Pescia, alla memoria del regista Luigi Comencini. A ritirarlo sarà la figlia e regista Cristina Comencini. Questo quindi come antipasto di questo notiziario. Ora i titoli delle principali notizie. Fiamme e fumo questa mattina a Pistoia, accaduto in via Nazario Sauro, dove a prendere fuoco è stato un annesso di un'abitazione. L'allarme è scattato quando alcune persone si sono accorte del denso fumo che si era alzato in cielo. Si è chiusa la 25ª edizione di CGL Incontri, dibattiti, confronti e spettacolo hanno caratterizzato la rassegna di quest'anno, che si è basata sul tema resistenza del lavoro e dell'antifascismo. Da domani prenderà il via la nuova campagna abbonamenti del Pistoia Basket. Intanto il main sponsor Giorgio Tesi Group ha rinnovato la collaborazione per altre due stagioni di questi tempi. Questa è una ottima notizia. Torniamo alla cronaca in apertura. Fiamme e fumo questa mattina a Pistoia, è accaduto in via Nazario Sauro, dove a prendere fuoco è stato un annesso di un'abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 9 quando alcune persone si sono accorte del denso fumo nero che si era alzato nel cielo della città, visibile anche a grande distanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ad innescare l'incendio, che ha distrutto la costruzione che si trova a poca distanza dall'abitazione. Potrebbe essere stata la brace rimasta vicino al piano di cottura di un forno usato la sera prima per cuocere del cibo. I residui, uniti alle alte temperature presenti purtroppo già dal mattino e alla presenza di legna secca, potrebbero aver fatto da innesco per sprigionare le fiamme, che poi si sono propagate al resto del fabbricato. Ma ovviamente sono tutte ipotesi, poi saranno i tecnici a vedere che cosa è successo. L'importante è che in questo episodio non sono state coinvolte persone. Si è chiusa l'edizione 2022 di CGL Incontri. Alla mattina, appena alzata. Le note di Bella Ciao alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia sono state la colonna sonora per la chiusura della 25ª edizione di CGL Incontri. La manifestazione del sindacato pistoiese ha visto nel corso del fine settimana confrontarsi studiosi e sindacalisti italiani ed europei sui temi dei diritti, dell'antifascismo e del lavoro. Lavoro che proprio attraverso la musica ha avuto uno degli strumenti che hanno meglio raccontato le fatiche e le lotte dei lavoratori. I temi affrontati sono stati giustamente seguiti da molti, perché si è parlato di questioni nazionali ma che hanno una rilevanza anche dal punto di vista internazionale, perché l'Europa, un'Europa politica e sociale, è quella che diventa determinante per risolvere determinate questioni, per affrontare appunto le questioni dei nazionalismi, dei populismi, dei rigurgiti neofascisti, e per affrontare in ambito internazionale il tema del lavoro. E così sul palco allestito nella Fortezza, Riccardo Tesi, con al fianco Lucilla Galeazzi, Cristina Aiello, Alessio Lega, Nando Citarella, Maurizio Geri, Fabrizio Del Testa e Claudio Carboni hanno portato in scena lo spettacolo 50 anni di Bella Ciao, viaggio tra nord e sud del paese sulle note di canzoni che parlano di lavoro. Bella Ciao ha questa funzione un po' di dare speranza, è un canto di speranza. È anche un canto di lavoro, perché esistono due versioni di Bella Ciao, quella originale che era un canto delle mondine e poi quella partigiana. E quando abbiamo ripreso lo spettacolo nel 2014 non avremmo mai immaginato questo successo che abbiamo avuto in tutta Europa, e ci siamo resi conto che queste canzoni, non solo Bella Ciao, sono ancora molto presenti nella memoria delle persone e hanno ancora bisogno di essere cantate. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao.
Premiazione della 10ª edizione di ASCI Pistoia Photo Contest, concorso fotografico, 50 i premiati. Nella sala maggiore del comune di Pistoia si è svolta la premiazione della 10ª edizione di ASCI Pistoia Photo Contest, concorso fotografico, curato da Angelo Fragliasco e promosso da Automobile Club Pistoia. Quest'anno ha richiamato grossi nomi della fotografia, ospite Aurelia Mendola, uno dei maggiori fotografi al mondo che porta alto il nome di Pistoia con scatti che appartengono alla storia della fotografia, che ha ricevuto il premio alla carriera, Luca Bracali, fotografo esploratore e regista RAI. Tantissime le foto in concorso, 50 i premiati, per 5 categorie: ritratto, urban, paesaggio, colore e tema libero, il moto è la causa di ogni vita. Abbiamo avuto il record assoluto perché quest'anno abbiamo avuto il 70% in più di iscritti, vale a dire 1238 fotografi che hanno partecipato, e abbiamo dovuto esaminare come giuria la bellezza di 2680 foto. Quindi è una edizione particolarmente ricca, e devo dire che oltre al numero è cresciuta tantissimo la qualità, quindi è un concorso che direi che ormai è a livello nazionale, se non addirittura internazionale. Un'edizione di eccellenza è questa? Sicuramente un'edizione di eccellenza che ci dà moltissima soddisfazione. Forse a questo punto la manifestazione ha raggiunto un livello tale che restringere, diciamo così, alle attività di esclusiva competenza dell'Automobile Club è addirittura sbagliato, e forse è giusto interpretarla come un biglietto da visita della città e del territorio, un modo per far uscire Pistoia e farla arrivare a un livello più ampio, perché il bacino di utenza che questo concorso ha raggiunto è un bacino ampio, sovranazionale, con partecipanti che provengono da tutte le parti d'Italia. Quindi l'evento non penso che si possa più definire solo come un evento ASCI, ma forse un evento del territorio, della provincia e del comune di Pistoia. Parliamo di una escursione particolare al lago preistorico. Oggi l'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia appare come una grande valle densamente abitata, una conurbazione senza soluzione di continuità. Tornando indietro nel tempo di almeno 2 milioni di anni, però, guardando dall'alto questa pianura, avremmo visto un enorme lago preistorico che da Serravalle Pistoiese si estendeva fino a Bagno a Ripoli. È da questa suggestione che è nato il libro di Cinzia Gianassi dal titolo Guida escursionistica al lago preistorico Firenze, Prato, Pistoia, edito da Medicea Firenze. La pubblicazione, che è stata presentata nell'atrio della Villa Smelea di Montale, propone un cammino diviso in 10 tappe che ripercorre quelle che un tempo erano le sponde del lago e che oggi sono sentieri e strade e pede collinari che vanno dai bassi Appennini alla Calvana fino al Montalbano e ai Colli Fiorentini. Io veramente non avevo idea di scrivere un libro, tanto partiamo così. La mia idea era quella di realizzare per me, con amici del gruppo trekking di Montemurlo, per fare delle camminate nostre. Poi la cosa è diventata più interessante, magari anche insieme agli altri si è detto: ma perché questi sentieri, invece che farli solo per noi, per la nostra girata domenicale oppure per le nostre passeggiate, potrebbero diventare un libro, potrebbero diventare una cosa da condividere con tutti. Che cosa è interessante per il lettore? Beh, scoprire che anche in un territorio come quello di Firenze, Prato e Pistoia, adesso altamente industrializzato e popolato, una volta c'era un lago che era abitato da tantissimi animali, e adesso si può andare alla ricerca, alla riscoperta di quel perimetro, camminandoci intorno e visitando chiese, ammirando la natura, ammirando i paesaggi. Quindi questa guida, che è molto maneggevole, quindi l'idea è proprio di potersela portare con sé quando si fanno queste passeggiate, permette di riscoprire questo territorio con tre chiavi di lettura, quindi una parte di trekking, una parte naturalistica, quindi loro ci fanno scoprire le caratteristiche delle piante e degli animali, della flora e della fauna che ci sono in questi luoghi, ma anche di una parte storico-architettonica con delle piccole schede dedicate a questi tre mondi. Un po' di ripartenze oggi. Intanto la Pistoiese, che nel pomeriggio presenterà il nuovo allenatore e lo staff tecnico. Ne parleremo stasera, ovviamente con i servizi appropriati.
Per quanto riguarda la Giorgio Tesi Group, e qui siamo al basket di Serie A2, già rinnovi di contratti, alcuni nuovi giocatori arrivati in maglia biancorossa. Oggi c'è stato il lancio della campagna abbonamenti e soprattutto il rinnovo del main sponsor, dello sponsor principale Giorgio Tesi Group, per altre due stagioni. Si riparte con la stagione 2022-2023, campagna abbonamenti, si rinnova lo sponsor. Alla fine è una giornata importante oggi perché presentiamo la campagna abbonamenti che in effetti partirà all'atto pratico da domani. Ci aspettiamo chiaramente che la gente ci riconfermi la fiducia che ha avuto in noi. Il percorso iniziato 2 anni fa in pieno pandemia con Giorgio Tesi Group andrà avanti. Questo è il terzo anno della nostra sponsorizzazione, ma siamo già molto avanti per la conferma di Giorgio Tesi Group come main sponsor per ancora altri 2 anni, a parte questo in procinto di partire. C'è una reciproca volontà insieme di andare avanti anche per i prossimi anni, di rinnovare il contratto nei termini, nei modi di quello precedente. E non è ancora pronto e definitivo, ma perché proprio è mancato il tempo di ultimarlo. Si riparte con la campagna abbonamenti 2022-2023, le differenze rispetto allo scorso anno? Ma ci sono differenze, direi, sostanziali. E fondamentalmente quest'anno abbiamo pensato di includere in abbonamento la fase orologio, che sarà, ci vedrà impegnati per 3 partite, 2 delle quali saranno coperte dall'abbonamento. E a fronte di questo inserto, di fatto il prezzo cambia di pochissimo, di niente direi, e addirittura si abbassa su determinate fasce anagrafiche, su determinati settori che quest'anno abbiamo più fatto fatica a riempire, tipo la gradinata e la tribuna. Le agevolazioni che noi concedevamo agli under partivano dagli under 18, quest'anno l'under 18 non ci sarà più, ma sarà under 20. Abbiamo rinnovato l'accordo un pago deal per cui ci sarà la possibilità di rateizzare l'abbonamento interamente e dividerlo in 10 rate, i cui interessi li assorbirà la società. Ripartiamo da, diciamo, le certezze. Sono estremamente contento che la società, lo staff sia riuscito a mantenere, come hai detto, lo zoccolo duro, perché l'anno scorso si era creato un gruppo stupendo, e ripartire appunto da questo gruppo, ci sarà qualche innesto nuovo, però quindi non vediamo l'ora di ripartire, di cercare di fare meglio della scorsa stagione. Un po' di ciclismo per chiudere. Intanto spero che gli appassionati ovviamente siano piaciute le dirette dei campionati italiani juniores, sia maschili che femminili, che ci sono state nel scorso weekend. Sabato e domenica vi abbiamo proposto dal Piemonte appunto questi due importanti appuntamenti. Poi vi dico che la crisi economica, i 2 anni di pandemia e il conseguente fuggi-fuggi di alcuni sponsor non hanno impedito a Brunello Fanini e al suo staff di mettere a segno un colpo importante per il Giro della Toscana e per tutto il movimento ciclistico femminile, il ritorno a Firenze. Questo senza sacrificare le altre città, che potranno continuare a contribuire al successo della manifestazione come hanno sempre fatto. Il Toscana quindi passerà da 3 a 4 tappe, da 3 a 4 giorni. Firenze ospiterà la prima giornata il 25 agosto, dopo le frazioni di Campi Bisenzio, Segno Piano. Il gran finale vedrà ancora in prima fila Montecatini, che ospiterà l'arrivo dell'ultima fatica con partenza da Lucca. 14:40, Amapola, per rivivere un po' di storia del territorio attraverso i nostri servizi, interviste e immagini di qualche tempo fa. Poi passa a prenderti, incontro con l'attore Sergio Forconi, quindi Mamma Mia, e poi alle 18:50, come antipasto al telegiornale, Tra le righe, un libro a settimana, alle 19:00. Torniamo noi. Grazie per averci seguito. Più tardi.